E ciao a tutti ragazzi, qui Endergar che parla e bentornati in questo nuovissimo video di Paint the Town Red. Ma sì, vai che guarda, dai, che è bello. Oggi proveremo il modifier, sì, Gansho, ma comunque Gansho semplicemente abbiamo tutte le armi da fuoco con colpi illimitati. Ma bensì Zero G, ragazzi, che non sono i giga del telefono, ma sono semplicemente la gravità a zero. Lo possiamo fare in tutte le mappe, come d'altronde tutti i modifiers. Dopo lo proviamo su Pirate Cove, perché è una mappa aperta, voglio vedere come si comporta. E iniziamo subito. Allora, ho messo anche Gansho anche per fare un po' prima, così vediamo intanto le armi, come sparano. È stata aggiunta da poco il modifier, quindi... E oh my god! Ogni volta che lo vedo è sempre più bello. Ok, dai, dammi la pistoletta. Sì, tutto viene sparato, anche i bicchieri. Incredibile. Oddio, ma... Guarda, boom! Oh, è doppietta. Ma non si può neanche salire qua, sulle lampade. Ma dai. Allora, questo è vero. Le lampade sono fitte, no? Scusate un attimo. Eh sì, posso andare attraverso. Ok, allora, è molto più facile uccidere in questa modalità, perché appena lo faccio... Se vola via muore all'istante. Non so perché è fatto in maniera tale che non rimanga gente viva e fluttuante, perché sennò sarebbe un disastro. Oh mio Dio, questa cosa è schifosa, via. Via te. E con le armi da fuoco è stranissimo. Wow, va bello. Quello che vogliamo. Oh mio Dio. Ok, posso fare proprio tiro al bersaglio. Vabbè, mira, da schifo. Ma... Ah, non si può rompere. Ah, sì. Ok, basta un foglio di colpo. E voilà. Ok. E... Ed è morto, in teoria. Basta forse anche... Basta solo una mano che già muore, quindi... Sì, è molto più facile uccidere, stavo dicendo. Perché... Comunque hanno meno resistenza. Wow. Qua c'è uno che vola. Vediamo se riesco a shottare. Ah no, non sono riuscito, vabbè. Togliete. Allora, facciamo volare un chitarrista. O il batter... No, il batterista. Vai. Bellissimo com'è. Volevo vedere una cosa. Ma il macete non credo inizia a volare. Ma qua i piatti sono tutti a posto. Qua non vola nulla. Vabbè, è un po' buggato. Oh, che paura. Ma muori. Vabbè. Adesso, cos'è? Copricola. No, comunque non vola il macello. Se è riuscito a prenderlo, probabilmente non vola. Ma non piace. Ah, e se tiro un oggetto? Ok, parte abbastanza normale. Poi si prende l'aria. Va bene, nulla di particolare. Qua tra l'altro non c'era un'arma. Scusa, apri? Sì, c'era... Il click! Ok, va bene, sono morto. Va bene, allora, cambiamo mappa. Andiamo sul Pirate Cove, come vi ho detto. Potrei anche togliere Gansho. Teniamo Gansho, perché no? Comunque Gansho è carino e ci sta usarlo. Dai, Pirate Cove. Ok, dovrebbe aver caricato. Io voglio andare prima dal capitano. Oh, ma non vola nulla. Ok, questo è partito molto di più. Ok, oh, anche io salto abbastanza. Senti, prendiamoci un'arma un po' forte, così non stiamo 2 ore in partita. Poi ci sto 3 minuti, ma dettagli. Qua comunque sono tutti fermi, nessuno che vola all'inizio. Allora, giusto per farvi vedere. E no, dal capitano. Oddio, forse con la bistecca un po' fluttuante rispetto al normale, ma nulla di che. Strano però, non volano gli oggetti come nel biker bar. Beh, io volo e volo. C'è un muro invisibile. Cosa? Cosa? Cos'è quella roba lì? Sono i remi? Ok, solo i remi evidentemente volano. No, ma io posso far parkour volante sui remi. No, ok, sono trasparenti. Ok, peccato. Beh, direi che possiamo partire proprio da Barbanera. Ah, no, sono caduto. Andiamo su. Cosa fa questo?
Ma lascia stare. Allora, voglio colpire Barba Nera perché si triggereranno tutti quelli che sono sul piano con lui. Quindi tutti questi. Non è vero, non sono triggerati. Cioè, sì, ma non contro di me. Oh, li ammazzo tutti. Oh. Allora, vediamo all'aperto che cosa succede. No, c'è proprio un muro invisibile qua sopra, ma ti pare? Ma io posso tipo... Dimmi di sì, dimmi che non c'è un muro invisibile. Posso oltrepassare la mappa, dimmi di sì. Dimmi che posso salire sopra a tutto. Sarebbe il mio sogno. No. Ok, troverò il metodo. Ok, qualcosa vola. Iniziano a volare gli oggetti quando quello che sta sotto di loro inizia a fluttuare anch'esso. Ok. Siamo stra in alto, ma non basta. No, ti prego. Ah, salta, vai to qua su. Wow. No. Purtroppo è un po' strano il salto. Sembra quasi che abbia una ricarica quando si usa 0G. Non riesco a farlo sempre. Oh. Oh. Ok. Bello. Va bene. Andiamo a sparare un po', eh? Che dite? Allora, io li voglio cacciare tutti. Però se tu mi picchi, Allora, vediamo. Che bello! Guarda quanto vola! Guarda quell'altro! Chissà se si possono raggiungere le navi. Beh, loro sicuramente possono. Io non credo di avere un salto così tanto lungo. No, mi sa di no. Comunque penso siano trasparenti. Non credo abbiano hitbox. Se avessero l'hitbox sarebbe figo. Ma, non credo. Però io devo riuscire a salire là sopra. Vi giuro. Magari sopra non c'è letteralmente nulla, ma devo farlo. Beh, magari non in questo video, ok? Perché sennò rischio di morire. Ok, magari per l'appunto lo faccio off camera, che dite? Allora, continuiamo un po' questa bella mappa a questo punto. Allora, quindi, aspetta, fammi capire. Oh, sì. Vola abbastanza. Allora, dammi un'arma, ma anche un bel AK, ma perché no? No, andare fino a là no. Però posso comunque fare un salto e cercare di arrivare abbastanza vicino. Se si potesse fare parkour... Di casse? Sarebbe bello, magari le lancio e faccio parkour sulle casse per arrivare. Beh, sarebbe sicuramente bello. Lui qua sta più, oddio, più o meno tranquillo, gli oggetti fluttuano. Qua è diventata rossa la scritta. Se qualcuno conosce l'easter egg, sì, è un easter egg del Bena, ok. Sparargli sopra. Ma perché diventa rosso dopo che uccidi un tot di persone? Se qualcuno lo sa, me lo scriva. Modestamente non l'ho ancora capito. Nel senso, ho delle ipotesi, ma nulla di certo. Se teniamo da Barba Nera. Ma quindi adesso basta solo un colpo? No. Però se gli do un calcio muore di stato. Oh, ma guarda che male. Ma non è più lontano. Vabbè. Non c'è più. Ok. Bello però. Molto carino. Poi puoi guardare da un sacco in alto la mappa. Fatemi vedere. Come al solito quando ci sono questi aggiornamenti faccio un po' di test. Bello. Ma allora, vediamo un po' se la mia ipotesi è giusta. Si può fare una specie di parkour volante? Sì! Ok, vabbè, devi avere fortuna che sia tutto, tra virgolette, allineato per poterlo fare. Ma si può fare! Wow, carina! Guardate che roba! Se la aggiungono effettivamente nel map creator, si potrebbe magari studiare molto bene per poter fare effettivamente dei parkour così con zero gravità, magari con la gente si fa in alto. Perché da un anno sta facendo un sacco di cose, molto per il custom, quindi per creare mappe e per giocare meglio le mappe, diciamo, per divertirsi di più in quelle già esistenti quando magari sei offline. Che comunque carino, mi piacerebbe che aggiustassero un po' il Benaf. Oh my god. Su disastro. Ok. Beh, c'è poco da dire. Vi giuro, lo sciocco.
poi una strage. Guarda che roba. No! Dammi un coltellino. Ok. Fai una strage, ma mica tanto in realtà, Scusate. No, ok. Li ho uccisi tutti. Ok, quindi la shock diventa veramente potente. Sì, come stavo dicendo, sarebbe bene un ribilanciamento del Benaf. Perché gli ultimi livelli dal Crystal Canvas alle Ruins sono impossibili. Nel senso, si possono superare, certo, basta che corri dritto, ma lì perde un po' il senso il Benaf, dove dovresti sfidare i mostri così, correre dritto per schivarli, fondamentalmente non è tanto divertente. Per carità, poi c'è il boss finale e io sono morto. Va bene, allora facciamo sta cosa, senti, fammi provare a scavalcare la mappa. Anzi, visto che tanto è una cosa veloce, proviamo a lanciarci proprio a tutta velocità contro i muretti per lanciare i mattoni e poi verso la nave. Fai così. Fantastic. È andata benissimo. Allora, prendi la R, sì, ok. E salta. Oh, wow. Fa strano. Non sono riuscito a vedere se era fisica la nave. Penso di no, comunque. Raggiungerla penso sia difficile, però secondo me si può fare. Mentre salire qua sopra la vedo un po' dura, però bisogna provare, no, bisogna fare di tutto in questi video, bisogna sperimentare la fisica dei giochi. Oh, c'è un muro invisibile qua. Ok, qua però finisce subito il muro. Ok. Se si potessero prendere le casse in maniera da farti una piccola scala per fare un salto giusto un po' più grande. No, vedete, tipo qua non mi fa più saltare. Ok. Che l'abbiano bloccato? Non lo so, perché con i modificatori. Wow. Beh, se anche non ci riusciamo, direi che da qua c'è una vista meravigliosa. Ok, si può salire. Oddio, non so se fino a sopra. Sì! Ok, come immaginavo, non c'è nulla oltre a una spiaggia lunghissima, che è forse anche fisica, dopo ci andiamo. Anche qua c'è una spiaggia lunghissima. Qua sopra effettivamente non c'è nulla, ma ci siamo riusciti. Wow. Questo penso sia tutto male, probabilmente se ci vado muoio. Però c'è anche spiaggia, chissà se ci si può effettivamente andare attraverso. Poi ci sono queste strisce lunghissime di spiaggia. Non hanno senso, perché qua senza lo 0G io non ci potrei arrivare. E anche se fosse, metti il mare, no? Così io se scendo muoio. Che strano. Questa è una stranezza. Fatemi vedere se è una spiaggia fisica o meno. Vediamo un po'. Magari muoio prima, sì. Fa il rumore shak shak della spiaggia vicino al mare, qua muoio. No. Devo restare, va bene. Carino comunque. Beh ragazzi, direi che per questo video è tutto. Da Kindergarten è tutto. Siamo riusciti a sfuggire alla mappa dei Pirate Cove. Non mi sembra ci siano altre mappe particolari dove si può andare da qualche parte sfuggendo. Possiamo magari uscire velocemente e dare un'occhiata alle mappe, ma purtroppo non c'è nulla. Disco, Prison, Pirate Cove e Saloon, no. Ovviamente nel sandbox non credo andrà. Di solito sono tutti tolti i modifier nel sandbox. Tranne mi sembra uno che avevo provato che mi sembra andasse. Ma se anche fosse non mi ricordo quale. No. Come vedete viene tolto tutto. Che è un po' un peccato, perché secondo me in un sandbox, dove la base per l'appunto è il fare tutto quello che vuoi, secondo me ci dovrebbero essere i modifiers. Quindi sviluppatori, secondo me ha senso come cosa. Che sia effettivamente un po' un disastro, perché ci sono un sacco di oggetti. Però comunque, secondo me si potrebbe fare, perché no.
Va bene, noi ci vediamo ad un prossimo video. Se vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi, condividete con tutti, a maggior ragione se conoscete qualcuno a cui piace il gioco. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!